tutti da Nunzio Leone e benvenuti alla terza puntata di Sicilia Magazine Sport News, il portale interamente dedicato al calcio a 5. Oggi abbiamo in studio, nella prima parte, gli amici dello Sporting Catania, Andrea Laspina, direttore generale. Buonasera. Il calciatore Ivan Puglisi. Buonasera. Nella seconda parte avremo invece gli amici del San Pietro Clarenza. Risultati di Serie D Girone A, quarta giornata di andata. Audax Poerio, PGS Virtus 1-4. Sporting Don Bosco Tutta Catania 2-6. Sport Club Scordia Atletico Palagonia 5-3. Sporting Catania NB Mister Bianco 5-4. Ha riposato la femminile Catania. Classifica del Girone A. Sporting Catania e PGS Virtus 9 punti, NB Mister Bianco e Sport Club Scordia 7, Femminile Catania Atletico Palagonia 6, Tutta Catania 3, Audax Poerio e Sporting Don Bosco 0. Nel Girone A nel prossimo turno si giocheranno le partite Atletico Palagonia Audax Poerio, NB Mister Bianco Femminile Catania, PGS Virtus Sporting Catania e Tutta Catania Sport Club Scordia. Osserverà una giornata di riposo lo Sport Club Don Bosco. Risultati di Serie D nel Girone B, dove si è disputata la terza giornata di andata. ACE Galatea Via Grande C5 4-2, Libertas ACI Real Calcio Giarre 5-7, Nicolosi Città di ACI Catena 6-3, Real Fiume Freddo Sant'Alfio 0-2. La classifica nel Girone B vede ACE Galatea e Sant'Alfio a 9 punti, Real Fiume Freddo a 6, Libertas ACI Real, Via Grande C5, Calcio Giarre Nicolosi 3 punti, Città di ACI Catena ancora fermo a 0 punti. Nel prossimo turno, sempre nel Girone B, si affronteranno Calcio Giarre Nicolosi, Città di ACI Catena e ACE Galatea, Sant'Alfio, Libertas ACI Real, Via Grande C5, Real Fiume Freddo. Gara intensa e dalle mille emozioni, quella giocata sabato scorso al Palanitta tra Sporting Catania e NB Mister Bianco, valida come quarta giornata del Girone A del campionato di Serie D, con in palio punti pesanti per la conquista della vetta in classifica. Alla fine la spunta lo Sporting Catania, che proprio allo scadere di gara, con Ivan Puglisi, riesce a piegare la resistenza del Mister Bianco, siglando nel finale il gol del 5-4. Subito avanti lo Sporting Catania, che si porta sul doppio vantaggio grazie a una realizzazione di Musumeci e a un'autorete di Scuderi. Veemente la reazione della NB Mister Bianco con una doppietta di prima che rimette la gara in parità. Si riorganizza lo Sporting e Ivan Puglisi inizia il suo personale show siglando il rigore del 3-2. Non è da meno il mister bianchese di prima, a segno per ben 4 volte in questa partita, abile a depositare in rete il 3-3. La prima combattutissima frazione di gioco si chiude con la marcatura di Puglisi che consente allo Sporting di andare negli spogliatoi con il morale a 1000 e in vantaggio per 4-3. Le emozioni però continuano nella ripresa, con capovolgimenti di fronte a ripetizione e risultato sempre in bilico. Lo Sporting Catania, con il trascorrere del tempo, cerca di difendere il prezioso vantaggio, ma di prima dall'ennesimo dispiacere ai ragazzi di Mister Paladino, siglando il 4-4. Incontro che continua a mantenersi su ritmi altissimi con entrambe le squadre alla ricerca della vittoria. Ed è proprio agli ultimi secondi di gara che esplode il Palanitta quando Ivan Puglisi fugge via palla al piede realizzando il definitivo 5-4 che significa il primato in classifica in compagnia della PGS Virtus. Una partita da altri tempi, un 5-4 che davvero vi lancia nelle alte sfere della classifica. Un commento non a caldo, caldissimo. Caldissimo, ma innanzitutto ci tenevo a fare complimenti a una grande squadra che è venuta a giocarsela a viso aperto e a certi tratti ha anche fatto la partita, quindi sicuramente i complimenti a loro. Noi siamo felici. È la terza vittoria su tre,
oltre le nostre aspettative, noi non vogliamo andare oltre, ecco, perfetto, sì. Però stare lì in vetta piace, no? Fa bene l'aria. Fa gola, perché si dice che l'appetito viene mangiando, quindi ci stiamo, in queste prime tre giornate ci siamo buffati proprio, quindi siamo felici di questo. Voglio fare complimenti a tutti i ragazzi, a quelli che hanno giocato, a quelli che non hanno giocato, che aiutano ancora di più a formare un gruppo che è davvero bello, ed è stato formato veramente con presupposti di importanti, quelli di sani e pieni di principi. Quindi voglio fare complimenti a tutti, e chiaramente a capo di tutto questo c'è lo staff tra gli allenatori, a proposito, spendiamo la parola per mister Paladino. Credo che una parte importante di questa vittoria tocchi a lui, con quel cambio azzeccato di San Mataro sì. Nel secondo tempo. Sì, questi sono cambi che sicuramente lui ha in mente ben chiari. Vista da fuori ti viene veramente ancora di più di fare i complimenti. Una società giovanissima, nata da qualche mese, però già siete in linea con gli obiettivi prefissati quest'estate? Noi in realtà siamo insieme dall'anno scorso, ci chiamavamo Andrea Stinfield, abbiamo voluto dare una stoccata in più a questo piccolissimo progetto, facendo un nostro statuto, dando un nome a cui noi tenevamo. E l'obiettivo era quello di fare, è quello tuttora, di fare i playoff. Speriamo di mantenere l'obiettivo. Comunque, davvero felice, le vittorie aiutano a fare ancora meglio. Sicuramente è un bel campionato, ed è equilibrato. Oggi abbiamo, ripeto, ancora una volta incontrato una bella squadra. Siamo consapevoli di domenica prossima di incontrare un'altra buona squadra, quindi come nel calcio che conta non ti puoi fermare, e noi faremo di tutto per non fermarci. Un merito particolare anche a voi per chiudere, vi siete scommessi in un quartiere che sappiamo difficile di Catania, però davvero sì, vi tocca la palma, diciamo, della buona opera sportiva. Sì, di questo ne andiamo assolutamente fieri. Finché le amministrazioni ce lo permettono, faremo di tutto per rimanere in questa sede, che ci ha dato tanto, e noi aiutiamo a fare altrettanto. Nelle altre partite della Serie D, in grande evidenza la PGS Virtus, un bel 4-1 in casa dell'Audax Poerio. Gli ospiti sono andati a segno con Morales, Nifosi, Portuese e Mastrolembo, i locali con Mentesana che ha segnato il gol della bandiera. Tutta Catania ha realizzato un altro importante colpo esterno, 6-2 fuori casa contro lo Sporting Don Bosco. Per i locali in gol Merola e Antico, per tutta Catania invece hanno gonfiato la rete Avola, Conti, Lapuzza, Sorbello di Grazia e un'autorete. Lo Sport Club Scordia ha superato l'Atletico Palagonia per 5-3, per lo Scordia segno Maugeri due volte, Andrea Mangono due volte e Fabio Mangono. Per il Palagonia invece sono andati in gol Lagona, Calcagno e un'autorete. Ha riposato la femminile Catania, mentre lo Sporting Catania ha battuto l'NB Mister Bianco con un pirotecnico 5-4. Per lo Sporting tripletta di Ivan Pullisi, gol di Musumeci e autorete di Scuderi. Per i Mister Bianchesi invece la gioia del gol è arrivata solo per Di Prima, che ne ha segnati ben 4. Terza giornata ricca di gol del girone B della Serie D. Ben 29 ne sono stati realizzati. L'Acio e Galatea ha superato il Via Grande per 4-2, padrone di casa a segno due volte con Guerrera, quindi Monasteri e Fallica. Per gli ospiti gol di Parisi e di Mauro. La Libertas Aci Real è stata superata invece tra le mura amiche dal Calcio Giarre per 7-5. Vittoria del Nicolosi sul Città di Aci Catena è finita
6-3 per il Nicorosi, tripletta di Savoca, doppietta di Lombardo, gol di Contrò per il Città 10 Catena, segno Sicali due volte, Pappalardo. Infine l'ultima gara, il Sant'Alfio che è andato a vincere sul terreno di gioco del Real Fiume Freddo, un perentorio 2-0. Iniziamo a parlare con gli ospiti dello Sporting Catania. Partiamo con il direttore generale dello Sporting Catania. Gli obiettivi di questa stagione: la squadra sta andando bene, primo posto, gara ultima vinta contro la NB Mister Bianco. Diciamo che non ci aspettavamo un inizio del genere, siamo assolutamente contenti, ma abbiamo cercato di lavorare al meglio, per cui la soddisfazione ci premia in questo frangente. Da quanto tempo esiste lo Sporting Catania? Guardi, esattamente le dico il 3 settembre 2015. Quindi da poco e già obiettivi prefissati? Ma noi innanzitutto ci teniamo a fare una premessa, come già il presidente credo che abbia fatto nella sua intervista. Noi abbiamo una storia che si chiama Andrea Steinfeld, precedente, quindi parliamo dell'anno scorso. Siamo subentrati con questa squadra, quindi Andrea Steinfeld, che era proprio dedicato al calcio 5 e la gestivamo noi oggi Sporting Catania. Abbiamo voluto dare un nome e una nostra identità, proprio perché siamo una squadra solamente di calcio 5 e la vogliamo gestire in questo modo. I vostri successi passano anche dalla bravura del tecnico Paladino. Ma decisamente sì, però il merito non è solo il suo, anzi ritengo che siamo una delle pochissime società nella categoria ad avere, oltre al mister, anche un preparatore dei portieri e un preparatore atletico. Colgo l'occasione anche per salutarli, il preparatore atletico Angelo Catania e il preparatore dei portieri Angelo Lidrico. Nel corso della stagione pensate di fare ancora meglio? Guardi, il fare sempre di più, fare sempre meglio è un qualcosa che deve ci diciamo è un qualcosa che dobbiamo fare un po' tutti nella vita come nello sport, quindi è normale cercare di migliorarsi, è una cosa naturale. Noi siamo una società giovane, però ritengo che Sporting Catania, direttore generale, quali sono i tuoi compiti? Beh, bella domanda. Diciamo che in una società, in una società piccola in questo mondo, dobbiamo veramente sbracciarci sia per remunerare forze economiche da parte di sponsor, quindi andare a approfittare, approfitto assolutamente per ringraziare tutti i nostri sponsor. E oltre il fatto che dobbiamo necessariamente fare tutto noi, io ad esempio faccio anche in parte il vostro lavoro facendo alcune registrazioni che mi diletto anche io a fare il commentatore. Ivan Puglisi, bomber della squadra, quanti gol ha fatto? Buonasera a tutti. Allora, in questo momento abbiamo fatto noi tre partite, io ho fatto 5 gol per ora. Quindi una media di quasi 2 gol a partita. Sì, sto continuando, diciamo, sulla falsariga dell'anno scorso dove ne ho fatti 45. Quest'anno speriamo di migliorarci, diciamo. L'affiatamento del gruppo com'è? Allora, sicuramente quest'anno ci sono dei ragazzi nuovi,
Abbiamo un 5-6 giocatori nuovi, devo dire che sono ragazzi, innanzitutto dei ragazzi bravissimi, educati prima di tutto, poi anche bravissimi calciatori e devo dire che finora l'intesa è ottima, però lavoriamo ogni giorno, ogni allenamento per affiatare sempre più questo gruppo. E le squadre nel vostro girone quale vede favorite? Allora, ci siamo, a parte noi, ci sono due o tre squadre che sono veramente forti, come l'NB Mister Bianco che abbiamo incontrato sabato. Poi altri due nomi, io dico Femminile Catania e Palagonia. Ringraziamo gli ospiti Ivan Puglisi e il direttore Andrea Laspina. Un in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Grazie. Negli allievi si è giocata la terza giornata di andata. Vediamo i risultati con l'aiuto della grafica. Nel girone A la Meridiana B, Libertas Catania Nuova 9-4, Sporting Don Bosco Meta 2-12, Sport Club Maletto Sportland 2000 6-0 per Rinuncia, ha riposato l'Ardor Sales. La classifica del girone A con Libertas Catania Nuova e Meta a 6 punti, Ardor Sales Sport Club Maletto a 3, Sporting Don Bosco a 0, Sportland 2000 meno 1, la Meridiana B fuori classifica. Negli allievi, nel girone A nel prossimo turno si giocheranno le partite Ardor Sales la Meridiana B, Libertas Catania Nuova Sport Club Maletto, Sportland 2000 Sporting Don Bosco, osserverà un turno di riposo la Meta. Passiamo adesso al girone B degli allievi di calcio a 5 con la disputa della terza giornata di andata. Con l'aiuto della grafica vediamo i risultati: Aci Platini la Meridiana C 12-3, Alfa Sport Junior Ramacca 2-0, Rinascita San Giorgio Calatini 4-5. In questa giornata ha osservato un turno di riposo la Meridiana A. Adesso passiamo alla classifica sempre per quanto riguarda il girone B degli allievi. La Meridiana A, Aci Platini e Calatini 6 punti, Alfa Sport 3 punti, Rinascita San Giorgio 0, Junior Ramacca meno 1, la Meridiana C fuori classifica. Adesso vediamo invece il prossimo turno, sempre per quanto riguarda il girone B degli allievi. I Calatini, la Meridiana A, Junior Ramacca, Rinascita San Giorgio, la Meridiana C, Alfa Sport, osserverà una giornata di riposo l'Aci Platini. Tredici reti e tanto spettacolo, la Meridiana B e il Catania Nuova infiammano il campionato degli allievi di calcio a 5, vincono i padroni di casa con un perentorio 9-4, gli ospiti partono bene, giocano un ottimo primo tempo creando parecchie occasioni da gol e segnando nella ripresa la rimonta dei locali trascinati da Cristian Calì, autore di una tripletta, tre gol anche per Davide De Mauro. A segno con una doppietta Valerio Di Grazia e un gol per Antonio Caruso. Per gli ospiti a segno due volte Carmelo Romano e due volte Vincenzo Termini. Partita combattuta, alla fine anche un po' di nervosismo con l'arbitro che ha avuto il suo da fare e che ha espulso anche un giocatore del Catania Nuova. Tutto comunque risolto alla fine con una stretta di mano, tutto chiarito. Per la Libertas Catania Nuova di mister Claudio Freni una battuta d'arresto è un po' in attesa, ma la squadra ovviamente è un po' stanca per le ultime partite giocate. Dal canto suo invece il tecnico Pietro Gianluca D'Arrigo della Meridiana B si gode il buon momento dei suoi ragazzi e punta adesso al prossimo turno con l'obiettivo di continuare a vincere.
oggi la partita con la Meridiana, diciamo, è andata male, magari abbiamo pagato tutte queste partite, anche il recupero. Oggi abbiamo fatto giocare, è giusto che devono giocare tutti i ragazzi, anche i meno preparati. Giustamente abbiamo pagato in qualcosina, però lo scopo nostro è far divertire i ragazzi e penso che alla fine, dopo il primo tempo combattuto, al secondo giustamente abbiamo lasciato qualcosa dietro. Il mister ci ha dato le giuste motivazioni e poi abbiamo fatto una grandissima rimonta con una grande squadra, a parere mio. Secondo me la vittoria è stata diciamo meritata. Nel girone A del campionato degli allievi spicca la vittoria fuori casa della Meta 12-2 sul campo dello Sporting Don Bosco. Per la Meta segno Nicolosi 3 volte, Grasso 2 volte, Brancato, Russo, Maccarrone, Leonardi, Arena, Belfiore e Bucchieri. Lo Sport Club Maletto invece ha vinto a tavolino 6-0 contro la Sportland Augusta. Gli ospiti non si sono presentati in quanto hanno sbagliato il giorno della partita e così hanno perso a tavolino contro il Maletto. Nel girone B spicca la Ciplatini che ha battuto la Meridiana C per 12-3. Per i locali ha segno Licciardello 2 volte, Brischetto, Said, Scuto. Per la Meridiana C tripletta di Gabriela Iello. L'Alfa Sport invece ha superato 2-0 la Junior Ramacca al termine di una gara davvero combattuta, scandita dai gol di Giusto Lisi e Pezzano. I calatini hanno vinto 5-4 sul campo della Rinascita San Giorgio. Due volte Pulino, Spadaro, Nicotra per la Rinascita San Giorgio in gol. Per il team ospite in luce Algeri con una doppietta ha riposato invece la Meridiana squadra A. Spettacolo, gol, emozioni nella sfida dei giovanissimi del girone B tra il San Pietro Clarenza e la Pro Calcio Sicilia, partita intensa, combattuta con tantissimi capovolgimenti di fronte, gol da un lato, risposte dall'altro lato. Gli spettatori sono rimasti veramente incollati alle tribune per seguire questo recupero della prima giornata che non era stata disputata a causa del campo impraticabile per la pioggia. Il primo tempo si è chiuso sul 3-3, subito spettacolo pirotecnico in campo per il San Pietro Clarenza, nonostante le assenze di due giocatrici importanti.
davanti, sono andati in gol Bandiramonte per ben 3 volte, Amantia e la giovanissima Alessia Di Grazia. Per la formazione ospite della Pro Calcio Sicilia invece i gol portano la firma di Cunzolo, autore di una doppietta, Cartalemi, autore anche lui di una doppietta, e di Fallica. Per il San Pietro Clarenza il primo punto conquistato in questa stagione, per la soddisfazione del tecnico Platania la squadra clarentina sta crescendo sempre di più nonostante schieri molte ragazze in campo in un campionato prettamente maschile. Il team di San Pietro Clarenza sta facendo veramente vedere di che pasta è fatto ed è pronto adesso a ruggire anche nella prossima giornata del campionato dei giovanissimi. Del San Pietro Clarenza, oggi un pareggio importante, primo punto contro la Pro Calcio Sicilia. Parlami un po' di questa partita, hai fatto anche un gol se non sbaglio. Sì, è stata una partita molto emozionante anche perché ce la siamo giocata fino all'ultimo, infatti fino a un quarto d'ora prima della fine eravamo in svantaggio, poi alla fine siamo riusciti a segnare e quindi a pareggiare. Prima stavate anche vincendo, che cosa è mancato per cogliere i 3 punti? Ma sarà stato un attimo di perdita di concentrazione, la stanchezza. Nel campionato dei giovanissimi girone A, un derby avvincente, quello tra Junior Ramacca e Ramacchese. Partita bellissima, combattuta, davanti a una splendida cornice di pubblico. Punteggio finale di 6-6. Un punto ciascuno, quindi, per le due squadre di Ramacca. La Ramacchese vinceva per 6-3, poi la Junior Ramacca, con una grandissima rimonta, ha costretto gli avversari al pareggio. Per la Junior Ramacca, tripletta di Furnari, doppietta di Gambino e gol di Risiglione, un giovanissimo classe 2003. Per la Ramacchese, tripletta di Giovanni Cirino, doppietta di Salvatore Cirino e rete di Ricca. La Meridiana C, Vizzini Nuova, è finita 8-3 per i padroni di casa, in gol con Mazzamuto 3 volte, 2 volte Simone Aiello, Raciti, un eurogol di Cantone e una rete dell'esordiente Palermo. Ha riposato l'Alfa Sport, mentre le Aquile Calatine per rinuncia hanno perso in casa 6-0 con lo Sporting Don Bosco. Nel gruppo B, Catania Librino Pro Calcio Sicilia si è chiusa sul 7-1 per i locali. In gol 4 volte d'Urso, Dainotti 2 volte e Rubino. Chire rinasce da San Giorgio 6-0 per rinuncia. San Pietro Clarenza e la Meridiana 3-15 per la Meridiana A. Per i locali a segno Bandiramonte 2 volte e Alessia Di Grazia. Per la Meridiana A 5 reti di Torre, 5 di Stefano, 4 di Maugeri e un gol di Parisi. Ha riposato la Catania Nuova B. Infine nel raggruppamento C, sempre dei giovanissimi, Catania Nuova Valanga sul campo del Lingua Glossa. I rossoazzurri hanno vinto per 20-1, in evidenza per gli ospiti Adorna con 4 reti, Bellomia 4, Lanzafame 4, per i locali gol di Raffaele Lo Giudice. Noaret Blanc, la Meridiana B si è chiusa sul 6-1, con la rete per i padroni di casa di Rizzo Andronaco, Antonio Basile, Simone Basile e Alfio Basile. Infine il gol di Mirabella. Per gli ospiti a segno Riolo. Sicilia Tennis Zafferana si è chiusa con il risultato finale di 9-0.
alla seconda parte di Sicilia Magazine Sport News, qui nella splendida cornice di Masseria Carminello a Valverde. Abbiamo gli ospiti oggi del San Pietro Clarenza. Il tecnico Salvatore Piccione, buonasera. Buonasera. E i calciatori Cristina Gabriele. Buonasera. E il calciatore Francesco Bandieramonte. Buonasera. E mister, da quando è nata questa società? Questa società è nata da una decina d'anni, opera prettamente a San Pietro Clarenza e soprattutto per San Pietro Clarenza. È una società polisportiva, noi ci occupiamo di calcio, ci occupiamo di hockey, di atletica, ma soprattutto iniziamo con i bambini in età molto piccola, 4-5 anni, l'attività motoria che è propedeutica a tutti gli sport. Da quanti anni allena questa squadra? Allora, questo è il primo anno che ho preso questi ragazzini. Io mi occupo principalmente dei pulcini e degli esordienti. Gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di far crescere i ragazzi. Noi non ci poniamo in questa fase obiettivi di classifica perché concepiamo lo sport come momento di sana crescita. I ragazzi devono imparare a giocare a calcio, giocare a hockey, imparare le tecniche di base e soprattutto devono iniziare ad avere una cultura sportiva perché è importante nel loro processo di crescita futura. Su che numero di ragazzi operate? Noi abbiamo circa una cinquantina di ragazzi divisi tra le categorie esordienti, pulcini esordienti, giovanissimi e allievi. Un'altra ventina di bambini fanno l'attività motoria propedeutica di base, curati dalle nostre collaboratrici Agnese Aragonese e Antonietta Musumeci. L'amministrazione è vicina a questo progetto sportivo? L'amministrazione comunale di San Pietro Clarenza è molto vicina al progetto, anche perché, come ho detto poc'anzi, il progetto nasce per San Pietro Clarenza, per i ragazzi di San Pietro Clarenza. C'è una grande figura, il professore Bandieramonte. Assolutamente sì, lui è la figura portante di tutta l'attività, non soltanto quella di atletica. È il nostro punto di riferimento, anche e soprattutto visto il suo passato di educatore a scuola, un insegnante di educazione fisica, nella parte educativa dei ragazzi, soprattutto nello stare insieme, nel fare gruppo. Cristina Gabriele, tu calciatrice del San Pietro Clarenza, quanti anni hai? 12 anni. Da quanti anni giochi nel San Pietro Clarenza? Da 6 anni. Come ti trovi? Bene. Giocare con i maschi? So che ci sono anche tante ragazze. Sì, giocare con i maschi è... No, mi preoccupo soprattutto, però mi diverto anche nello stesso tempo. Fai anche altri sport? Hockey, atletica? Sì, atletica, la nostra specialità è marcia, poi facciamo anche corsa e poi faccio anche hockey su prato. Sei il portiere della squadra? Sì. Da quanti anni fai questo ruolo? Da 3 anni. Perché lo hai scelto? Perché mi piaceva e anche perché avevo un idolo. E il tuo idolo è? È Buffon. Guardi gare in televisione o agli stadi? È in televisione. Dove vorresti arrivare un domani? Io spero di arrivare fino in Serie A, però non è certo. Francesco Bandieramonte, bomber della squadra, quanti anni hai? Ho 14 anni. Hai giocato 2 gare e fatto 5 gol. Sì. Il gol più bello? È quello che ho fatto nell'ultima partita, dove... Contro chi? Contro la Meridiana A. Avete giocato contro una buona squadra, la Meridiana? Sì. Abbiamo perso purtroppo, però sempre ci siamo divertiti. Campione d'Italia l'anno scorso. L'obiettivo del San Pietro Clarenza nei giovanissimi qual è? Sempre portare in alto la squadra e non deludere mai i compagni. Il ricordo più bello con la maglia del San Pietro Clarenza? La prima volta che ci ho giocato. L'ultimo pareggio con la Pro Calcio Sicilia? È stata una partita sofferta, per fortuna che abbiamo portato a casa un pareggio perché non era facile quando una buona squadra. Volete fare ancora meglio? Sì, sempre. Potete aspirare ad arrivare nei primi 4 posti? È difficile, ma cercheremo sempre di lottare per qualunque posizione. Quale sport preferisci tra calcio a 5, atletica e hockey? E il motivo?
Preferisco l'hockey sul prato perché è uno sport che lo pratico da più tempo e perché mi sono trovato meglio. Grazie Francesco. Prego. Ritorniamo con il tecnico per la conclusione. Dove vi allenate voi? Noi ci alleniamo a San Pietro Clarenza presso il campo di calcio 5 Toti Carrara. I giorni di allenamento? I giorni di allenamento sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Vogliamo fare un po' di pubblicità per fare venire più persone possibili? Sì, venite in tanti, venite in molti. Siamo una società consolidata, una società seria che opera sul territorio da tantissimo tempo e il professore Bandieramonte è la garanzia più grande per questo sport. Cristina, completiamo con te. Vuoi ancora migliorare? Certo, sempre. Sia come portiere oppure pensi di fare altri ruoli? Come portiere. Grazie Cristina. Prego. Un saluto a tutti e un in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Grazie. Grazie. La Meta batte il Via Grande C5 per 9-3 nel campionato dei giovanissimi Girone C. Vittoria meritata per la formazione allenata dal tecnico Gianluca Viglianisi. Niente da fare invece per gli ospiti di Mister Santi Di Mauro, che comunque hanno lottato fino alla fine impegnando a fondo gli avversari. Partita subito veloce, frizzante, con occasioni e gol. A sbloccare il match ci pensa Conti con un tiro da lontano, quindi arriva il raddoppio di Musumeci su angolo di Bonaccorsi. Il 3-0 porta la firma ancora di Musumeci, stavolta con un'azione in contropiede. Quindi il 4-0 di Bonaccorsi su assist di Musumeci. Nel secondo tempo reazione del Via Grande C5 che va in gol prima con Cosentino e poi con Nicolosi. Sul 4-2 gli ospiti cominciano a crederci, ma Tomarchio su assist di Famà realizza il 5-2. Via Grande in gol con Balsamo per il 5-3. Da quel momento la Meta prende in mano le operazioni del gioco e dilaga. Segna Musumeci prima su assist di Famà, poi con una bella azione che supera anche il portiere avversario. Quindi arriva il gol di Tomarchio con un tiro da lontano. Infine, ancora Tomarchio chiude la partita sul 9-3. Una vittoria che dà entusiasmo alla squadra della Meta. Molto importante per la nostra squadra, però ancora serve molto impegno e molto lavoro. Cosa si può fare per migliorare? Per migliorare basta ascoltare il mister che può darci solo dei bei consigli e lavorare. Grazie. La partita più importante di questa che ci può permettere di è lo scontro diretto più importante che ci permetterà di salire in classifica, salire in vetta e lavorare con più grinta. Come consuetudine di questa trasmissione ritagliamo un piccolo spazio da dedicare al personaggio della settimana. Oggi con noi in studio il calciatore dello Sporting Catania, Ivan Puglisi. Da quanto tempo giochi? Diciamo che ho iniziato a giocare all'età di 12 anni, però no, a calcio a 11. Poi il calcio a 5, l'idea come è venuta? Allora, il calcio a 5 è arrivato l'anno scorso così per puro caso, guardando
una partita al Palanitta, ho visto dei ragazzi in duda e ho chiesto se potevo aggregarmi e allenarmi con loro. Mi hanno accettato, mi sono da subito allenato con loro, mi hanno tesserato e da lì è iniziata la mia avventura. Si trova meglio nel futsal o nel calcio 11? Ma guardi, sinceramente al futsal mi sto trovando davvero bene, sto trovando i miei spazi, posso fare il mio gioco in maniera più, diciamo, creativa, perché nel calcio 11, diciamo che hai il tuo ruolo, lo fai, hai la tua pausa, mentre nel futsal sei sempre in movimento, non ci sono pause, è veramente molto più emozionante segnare, diciamo che è il mio mestiere. Però anche se vorrei fare una premessa, quest'anno farò meno gol, l'obiettivo è quello di migliorarci dei risultati che abbiamo fatto la passata stagione e chi lo sa fare un salto di qualità. Il tuo idolo calciatore? Allora, il mio idolo calciatore sicuramente è Gareth Bale. Che gol nell'ultima gara contro l'NB Mister Bianco, di cui l'ultimo decisivo? Sì, è veramente stata un'emozione indescrivibile, perché è arrivato proprio all'ultimo secondo, c'è stata un'indecisione del difensore, io ci ho creduto fino all'ultimo, ho tolto la palla, ho marcato il portiere, ho segnato, bella festa dei compagni, un'emozione veramente indescrivibile. Manca poco, dai Pollici! Dai Pollici! Dai Pollici! Dai Pollici! Che bella palla, Pollici! Ringraziamo tutti gli ospiti, iniziando dal tecnico Salvatore Piccione del San Pietro Clarenza. Grazie a voi per l'invito. Ringraziamo dello Sporting Catania. Grazie per l'invito, una buona serata a tutti. E infine ringraziamo il direttore generale dello Sporting Catania, Andrea Vaschini. Grazie a voi.